Un cordiale benvenuto a Medical News, il TG della Salute di Medical Excellence TV. In futuro, per diagnosticare i tumori, potrebbero non essere più categoricamente necessarie le biopsie. È stato infatti annunciato lo sviluppo di una nuova metodica basata sulla risonanza magnetica che permette di identificare le cellule tumorali distinguendole da quelle sane sulla base di una loro caratteristica peculiare, vale a dire la perdita di zuccheri. Ideata dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine, la tecnica non ha nemmeno bisogno dell'uso di coloranti normalmente utilizzati per condurre le risonanze magnetiche. Alla sua base c'è infatti la recente scoperta secondo cui gli zuccheri, in particolare il glucosio, possono essere visualizzati tramite risonanza semplicemente in base alla loro interazione con l'acqua in cui sono immersi. Cambiamo argomento, le donne sono meno propense degli uomini a notare i sintomi di un disturbo cardiaco perché non si rendono conto di essere a rischio. Questo significa che sono più attente ad esempio al controllo del seno che al colesterolo, alla pressione sanguigna e hanno quindi più probabilità di morire in seguito ad un infarto. Almeno questo è quanto emerso da uno studio che è stato presentato nel recente congresso della Società Europea di Cardiologia. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 11.000 persone che hanno sofferto di arresto cardiaco. Il tasso di sopravvivenza preospedaliero per le donne è stato del 18% rispetto al 26% degli uomini, mentre l'angioplastica è stata eseguita sul 26% delle donne contro il 36% degli uomini. Questo significa che non sono soltanto le donne a sottovalutare il proprio rischio, ma anche i medici. Passiamo alla notizia successiva che in qualche modo si lega a questa perché rimaniamo sempre nell'ambito dei disturbi cardiaci. Un centro per il trattamento integrato della fibrillazione atriale cronica che si occupa anche del training di aritmologi e cardiochirurghi. E questa è l'idea nata al Centro Cardiologico Monzino a seguito del successo di un'innovativa procedura che consiste in un intervento combinato il quale permette di curare con successo anche i casi definiti incurabili. Si tratta di una nuova esperienza per i malati di fibrillazione atriale grave e recidivante, per i quali l'elettrofisiologia da sola non riesce a riportare il cuore al suo ritmo. Fino ad oggi sono stati trattati 45 pazienti che, dopo un follow-up di un anno e mezzo, hanno riportato una percentuale di successo, pensate, del 91%. I risultati ottenuti fanno pensare dunque che la nuova metodica diventerà il trattamento standard che chirurghi e aritmologi dovranno utilizzare. Da qui l'idea di istituire al Monzino un centro per il trattamento integrato per l'appunto della fibrillazione atriale cronica. Voltiamo ancora a pagina, i teenager che hanno amici stretti con cui fanno branco saranno adulti più sani, meno stressati, ansiosi o depressi. Al contrario, distinguersi a tutti i costi dal gruppo dei pari durante l'adolescenza potrebbe invece peggiorare la salute negli anni successivi. È la conclusione di uno studio dell'Università della Virginia. Secondo gli autori, la difficoltà eventualmente sperimentata da ragazzi nel coltivare strette relazioni con i coetanei e nell'integrarsi nelle dinamiche del gruppo andrebbe aggiunta alla lista dei fattori di rischio più comuni per gli adulti come obesità e fumo. Siamo all'ultima notizia, riflettori sulle donne, in particolare sulla loro capacità di essere multitasking. Un nuovo studio dell'Università di Vienna lo conferma, aggiungendo però un nuovo tassello. Le donne sottoposte infatti ad un cambiamento di sesso perderebbero a quanto pare questa peculiare abilità. Le donne infatti cominciano a pensare più come gli uomini dopo aver ricevuto un trattamento a base di testosterone.
Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato 18 donne transessuali sottoposte a risonanza magnetica per immagini prima e dopo 4 settimane di trattamento con il testosterone. L'esposizione all'ormone maschile ha ridotto il volume della materia grigia, le cellule nervose, in due regioni chiave del cervello legate all'elaborazione del linguaggio. Questi risultati possono suggerire che la vera e propria differenza tra il cervello di uomini e donne è sostanzialmente attribuibile agli effetti degli ormoni sessuali circolanti. Non ci sono altre notizie, il TG della Salute termina qui. Grazie per aver scelto Medical Excellence TV. Come sempre vi ricordiamo che potete continuare a seguirci anche sul nostro portale di benessere e salute, dove potrete rivedere il nostro TG ma anche tanti altri programmi. Arrivederci.